Benvenute, benvenuti, faccio una brevissima introduzione a questo incontro, a chi sono, per chi magari mi conosce meno, perché per chi mi conosce di più, ahimè, c'è chi non mi conosce, per cui vi tocca sentire una breve presentazione. Non userò molte etichette per definirmi, non mi piacciono, per cui dirò semplicemente che mi piace pensare, quindi filosofo, Matteo Ficarra, nome e cognome, non vi do l'inglese volontario in questo momento. Filosofo scrittore d'altronde grazie a Giovanni, a Spazio Interiore, che hanno pubblicato i miei ultimi due libri, no? Stanze d'immaginazione e Stanze d'immaginazione Underground, e grazie a loro che è nata questa serie di conferenze che è iniziata il 7 febbraio, quindi esattamente un mese fa. Abbiamo parlato di sogno e immaginazione, anzi è online tutta la diretta su YouTube, la videoregistrazione, okay? Anche questa sarà messa online integralmente. Il prossimo appuntamento sarà, se ricordo bene, giovedì 11 aprile, e parleremo della Loba. La Loba, che è un tema che poi per chi è a Roma deve essere interessante, visto che Roma nasce dalla lupa. E se in qualche modo l'Italia nasce da Roma, allora tutta l'Italia dovrebbe interessarsi al tema della lupa, della Loba, e a ciò che è un po' il contrasto tra la parte selvatica che ognuno di noi porta con sé, che un pochettino, forse non a voi, ma penso è lì che un po' si lamenta, che non ha spazio nella vita, no? E invece l'altra parte che è quella che sta alle regole. Riconoscete che sono queste tensioni in voi? Sì. Ecco, la prossima volta parliamo anche di questo e di come queste tensioni poi ci riproducano agli aspetti selvatici del maschile e del femminile, ok? E anche che cosa significa, ok? Quello è l'importante, come poi porto queste cose nella mia realtà, che mi piace essere un filosofo, ma sono molto pratico. Mi ricordo il giorno della mia tesi di laurea, la mia tesi era la pragmatica dell'immaginazione umana, cioè che cosa mi serve qui, in questo mondo. Ultimo appuntamento sarà a maggio, 9 maggio, e invece parleremo di eros e sessualità, teorie legate al piacere. Poi qui abbiamo anche la fortuna di aver pubblicato anche diversi libri sul piacere, l'ultimo, se non ricordo male, correggetemi, è quello di David Seymour, sì, no? Il piacere prima di tutto, per cui è piacevole anche per me personalmente trovarmi in un ambiente dove c'è risonanza con gli altri autori, questo è molto bello. Stasera parliamo del potere personale. Ah, un altro dettaglio. Venerdì, quindi il 12 aprile, poi io la mattina mi fermerò, se qualcuno avesse piacere, anche per degli incontri individuali. Ok? Succederà anche a maggio questo, il venerdì. Ve lo dico, veramente. Allora, potere personale è qualcosa che probabilmente avete già sentito dire, giusto? Avete mai sentito mettere insieme queste due parole, potere personale? Beh, una buona suoneria. Adesso, per punizione, mi devi dire il tuo nome, perché sei praticamente l'unica di cui ancora non lo so. Stefania. Scusi a chi? Andiamoci nel tu, per favore. Scusami. Tranquilla, niente di grave. Allora, il potere personale, dicevo, l'avete già sentito dire, giusto? Non è la prima volta sentite parlare di potere personale. Sì. Qualcuno non l'ha mai sentito prima? Sì. Che cosa significa? Perché se noi andiamo a parlare di potere personale, forse è il caso che prima sappiamo che cosa significa. Potere è una parola che è un po' abusata e viene utilizzata principalmente negli ambienti gerarchici, no? Quindi ha più potere chi sta più in alto, giusto? Conoscete questa filosofia? In realtà potere significa si può, io posso. La mia prima esperienza con potere personale, con queste due parole messe vicine, è stata nel 2010, quando ho ricevuto le stanze dell'immaginazione, che è questo codice che poi insegno un po' in tutta Italia. La stanza numero 5 si chiama stanza del potere personale, e io ero lì, accompagnato dalle mie guide, che dovevo entrare in questa stanza, cioè non c'ero mai entrato prima, ero accompagnato come un Dante dal suo Virgilio, dalla Beatrice, e dico, ah, bella questa, potere personale, vengo da una stanza che si chiama il rumore assordante, che tu dici, non è che c'è questo appeal fantastico. Potere personale, fantastica. Quando apro la porta, dentro c'è
una specie di ground zero, macerie ovunque. A che, adesso mi farà ridere, magari io chiudo la porta, la riapro sperando che cambi il panorama, ma non succede nulla di tutto ciò. E da lì comincia l'avventura col potere personale. Poi rincontro questo termine con Castaneda, quindi voi forse avete letto i suoi libri, il potere personale nei suoi testi torna diverse volte. Allora mi sono detto, ma perché quando si parla di potere personale in questa stanza, per esempio la stanza numero 5, c'è una situazione di macerie? Che cosa vuol dire? Allora, potere significa io posso. Ma che cosa vuol dire io posso? Perché sono più ricco? Beh, certo, avere un po' di soldi in più può darti delle libertà. Perché sono in cima alla catena alimentare o produttiva? No? Bello questo parallelismo, alimentare. Certo, essendo il capo, qualche cosa in più magari puoi fare. Ma in realtà il potere riguarda una libertà. E la libertà è un tema estremamente complesso. Non so se qualcuno di voi si è avventurato nella lettura, nello studio di Steiner, Filosofia della Libertà, che è un testo complicato, perché? Perché lui scrive nell'Ottocento e scrive in quel modo lì, è un testo di filosofia, quindi è un po' complicato. Però, stringendolo un po', la libertà è individuata in quel testo, non è nell'azione. Quanti di noi pensano che si è liberi quando si agisce? Deve alzare le mani, nessuno vede... Solo tu, nessuno qui pensa che si è liberi nella misura in cui si può agire. La libertà viene prima, viene dal momento stesso in cui noi abbiamo la capacità di scegliere dove portiamo l'attenzione e il pensiero. Vi è mai capitato che vi siete accorti di avere un pensiero che è arrivato non sapete come? Basta una volta per dire sì, mi è successo. Ti è successo? Ci siete? Fantastico. È un po' come succede nei sogni. Tu nel sogno ci sei dentro, ne abbiamo parlato la volta scorsa, ma non sai come ci sei arrivato. Se vi interessa un film interessante, Inception, no? Scritto Inception, parla anche di questo. Quindi ci sono delle realtà che non sono tue, il pensiero non è tuo, non è un tuo prodotto. È qualcosa che arriva da qualche parte. La filosofia, per esempio, quella araba antica, per molta parte è stata considerata come una filosofia che rileggeva Aristotele, poi per fortuna ci siamo accorti che non era così, però quella parte di filosofia parlava di più menti, più cervelli, chiamiamoli, oggi un termine che conosciamo meglio, cervello. La nostra mente individuale poteva solo captare delle idee, non le produce. Ci siete? Le riceve. Arrivano. E per poter essere liberi, bisogna rendere libero il pensiero. Perché immaginate di avere una radio, con il vecchio stampo, con il potenziometro, la manovella che si sposta per captare le stazioni. Un conto è avere le frequenze da 100 a 101, un conto è averle da 80 a 120. Ci siete? Io posso decidere in che direzione porto la mia capacità di pensiero, che è una capacità anche di visione. Quando io parlo di immaginazione, e adesso vi faccio anche un po' lo schema, parlo di una capacità che ha a che fare con la visione, vedere delle cose, la natura invisibile delle cose. Il pensiero è lì vicino. Il pensiero ha anche le categorie della parola, del segno, c'è il concetto nel pensiero. Nella visione immaginale c'è l'immagine. Del pensiero c'è il concetto, ma sono molto legati. Quindi la mia capacità di visione mi rende libero, cioè sono libero quando la mia capacità può espandersi, può andare un po' più in là di che cosa? Di che cosa? Noi abbiamo una serie di storie che ci hanno descritto come stanno le cose. Vi faccio un esempio. Uno dei più famosi. Qualcuno di voi ha mai sentito parlare delle colonne d'Ercole? C'era scritto sulle colonne d'Ercole non plus ultra, che noi oggi diciamo per dire non c'è una cosa migliore, invece non plus ultra significa non si può andare oltre, non più oltre, addirittura non più oltre significa non esiste nessun oltre
al di là di questo punto. Lo diciamo in uno spazio dove c'è stata una rivista che si chiamava Oltre Confine, no? Che è stato un bellissimo nome, cioè oltre il confine c'è qualcosa, invece lì no. Eppure tu arrivi, ti affacci, ma lì c'è del mare, io lo vedo che c'è del mare. No, 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 non, non so, no, no, lo pensi, ma non c'è. Chi è che ha posto questo confine? Non un eroe qualsiasi, ma l'eroe che nella mitologia classica greca, che in parte rappresenta le nostre radici, era il sommo degli eroi. Chi era? Ulisse. Ercole. Le colonne di Ercole. Era Ulisse. No, poi c'è chi ha esplorato. Perché ha posto questi confini? Perché noi da una parte abbiamo bisogno di confini. Ne siete accorti, spero. Quando ho fatto la mia lezione sul rispetto alla sapienza qui a Roma, il rispetto a delle coordinate molto specifiche, tra cui il riconoscere i confini. Il che non vuol dire starci dentro necessariamente, però intanto sapere che ci sono. Poco non è. Poi si può andare oltre. Però noi cosa abbiamo fatto? Noi ci vedi dopo da lì, Laura? Sì. Sposto un pochettino. Noi abbiamo fatto questo con le colonne d'Ercole. Abbiamo detto, guardate, lì, oltre quello lì, non plus ultra, non si può andare, ce lo scriviamo proprio, non plus ultra. Ok. Ma immaginiamo che questo, essendo un confine, si estende. Abbiamo chiuso. Abbiamo definito che c'è uno spazio limitato. Che cos'è il mito? La mitologia? Ce l'hanno insegnata in un modo molto specifico. Qual è? Il primo tentativo di scienza dell'essere umano, che per capire i fenomeni della natura che non capiva utilizzava dei racconti metaforici, no? Il fulmine è Zeus, che sia oppure Thor, insomma, a seconda di dove siamo, d'accordo? Però è curioso vedere come lo stesso fenomeno in tante culture ha avuto una forma differente, un racconto differente. Quindi noi abbiamo una serie di miti che fanno che cosa? Quello dentro è il mondo dove vivi. Qua è il mondo che non sai, il luminoso, il divino, il fatato, il magico. Quando il fulmine arriva dall'invisibile, colpisce nella tua realtà, tu non sai dove è nato qua. In uno spazio non plus ultra. Per descrivere questa realtà che noi non conosciamo abbiamo bisogno di qualcosa. Abbiamo usato il mito. Il mito descrive i confini dentro cui intere culture stanno o sono state per un periodo. Fateci caso, riportiamolo a oggi, 2019. Qual è il nostro sistema mitologico? La scienza. La scienza, che per alcuni casi non può essere scientifica, per esempio se io vado dal dottore, mi dà un medicinale per un sintomo, vado da un altro dottore e me ne dà un altro, scusi, ma essendo scientifica questa cosa, essendoci sotto una scienza, perché non è lo stesso medicinale? No, perché lei sa, esistono tanti medicinali, ma scusi, ma se è scientifico, perché non esistono solo i medicinali per una cosa sola? Perché l'individuo è diverso. Quindi, siccome l'individuo ognuno è a sé stante, non può esistere una scienza dell'individuo, perché dovrebbe esistere la scienza di Giorgia, la scienza di Tina, la scienza di Pina. Capite? Ci siete? La scienza quindi definisce, ci prova almeno, quello che c'è sul confine. Ci siete? Prova a dimostrare e a capire i misteri che vengono dall'invisibile, la chimica. Le microparticelle della fisica quantistica sono questi i nostri invisibili oggi. Uno sciamano pensava agli spiriti, noi pensiamo ai quanti. Quanti spiriti? D'accordo? Questo ha tracciato per noi il mito e questo continuamente il mito traccerà per noi. Ecco perché è importante capire quali sono i nostri miti. Quali sono i nostri miti? Il primo mito che vi viene alla mente.
può essere di qualsiasi cultura. Non vi parlo di un personaggio della mitologia, non vi sto parlando di Ercole, di Ade, no. Sto parlando di un mito che quindi comprende dei personaggi, o anche solo un personaggio, e un racconto. Qual è il primo che vi viene in mente? Potete scriverlo se volete, di carta e penna. È utile segnarselo. Io vi do qualche secondo e poi passo a dirvi alcuni dei miti più conosciuti, ahimè più terribili. Chi è che non... avete fatto? Già fatto tutti quanti? No. Rapidi, dai. Fantastico. Quali sono i miti che si trovano più spesso oggi? Il mito di Atlante. Qual è il mito di Atlante, Matteo? Ma sai, quando trovi quella persona che dice niente, faccio tutto io e qui se i figli non ci sono io non riescono a mangiare, non devo cucinare sempre e non riescono a fare i compiti, vi ricorda niente? Tenere tutto il mondo sulle spalle? Il mito di Atlante. Un altro mito bello che non è greco, è più del ciclo bretone, quindi Artù, è il mito di Ginevra, che incontro spesso con le donne che vengono a fare un lavoro. Qual è il mito? Ma io scelgo o l'uomo che ho già al mio fianco o l'uomo potenziale, quindi non è sempre una questione di un uomo che già c'è, d'accordo? Ma l'uomo con cui fare famiglia, tu, perfetto, ordinato, legale, fedele, no? Un po' freddo magari, però. Oppure scelgo l'ancillotto, che insomma ha il suo componente che magari non è così ordinato, ma torni a casa è un po' un casino, però quando lo raggiungi poi se ne riparla, insomma, d'accordo? È più appassionante. Vi riconoscete? Tutti abbiamo queste categorie, guardate, siamo nel 2019 e ancora ragioniamo se cercare l'uomo o la donna, però per l'uomo è un po' diverso, l'uomo con cui fare famiglia o l'uomo con cui viversi la sessualità. C'è qualcosa che non va, vi sembra? Ne parleremo anche nei prossimi incontri. Due. Due è meglio. Due è meglio che uno. Due è meglio che uno. Tre. Che si è messo negli atti che non l'ho detto. Ok, questa è la funzione del mito. Qualcuno di voi ha per caso il mito di Atlante? Ha individuato? Vi va di condividere il vostro mito? Intanto io vi condivido il mio. Quando ho fatto questo lavoro io ho riconosciuto il mio mito in quello di Prometeo. Pure io. Mi dispiace. Lo so. Giustissimo. Poi recentemente ho scoperto che la medicina tradizionale cinese lega l'organo del fegato, voi sapete del mito di Prometeo, e rapisce, stavo per dire, ruba il fuoco dagli dèi. Prometeo è un titano, eh? I titani sono che cosa? Il racconto che abbiamo fatto a noi stessi di un momento della creazione. Quale momento? Quello in cui sulla terra c'erano fuoco, ghiaccio, i titani. Il vento, cioè c'erano soltanto gli elementi, poi è venuto un ordine superiore, gli dei, cioè dei fenomeni specifici. Prima c'erano soltanto gli elementi, ci siete? Sì, sì. È chiaro? Sì. Francesca, ti è chiaro? Ok, quindi lui è un titano, è una forza primigenia, ruba agli dei il fuoco, lo porta agli uomini. Ok? Poi viene legato a una montagna, un'aquila in genere, va e gli mangia il fegato, tutte le volte, perché poi il fegato ricresce e se lo rimangia. Questo mito racconta di un individuo che ha la capacità di vedere una conoscenza lontana che appartiene agli dèi, quindi nel mondo invisibile, e la porta negli uomini. Il fegato, la medicina tradizionale cinese, è l'organo legato alla rabbia, ma anche alla visione, all'intelletto, alla capacità di guardare lontano, d'accordo? È interessante, no? Anche la medicina tradizionale cinese ci porta un po' il mito cinese, se volete, cioè quelle conoscenze arcaiche legate alla spiegazione dei fenomeni. Ok, domanda? No, con considerazione, anche nell'antica Roma gli auspici, cioè c'era la lettura del futuro tramite il volo degli uccelli e quella della lettura del fegato, perché comunque sì, è uno strumento per vedere oltre. Auguri, auguri gli uccelli, sì. Okay, gli auspici. Okay. Le interiora poi, soprattutto il fegato. In particolar modo c'era anche il fegato, sì. Chiaramente, perché è l'organo della visione, d'accordo? Ok,
Fino a qui ci siamo. Qual è il vostro mito? Qualcuno voglia di condividerlo? Tipo. Cioè, non mi ricordo come si chiama il preciso, è lui che va nell'Ade per riportare il Orfeo. Orfeo di Euridice. Esatto. Qualcun altro? Orfeo, facciamo con Persefone e Ade, giusto? Perché Persefone non si capisce da sola, anche se qualche mito lo dice, tende a dire che di fatto lei era talmente interessata che dice quasi quasi me ne vado. Persefone, qualcun altro? Persefone? No. Persefone. Ariana, il figlio di Arianna. Mannaggia, che mito triste il figlio di Arianna. No, il figlio di Arianna è tristissimo perché lei si innamora di Teseo. Ma guarda, pensateci, lei si innamora di Teseo. Uno stronzo. E lui la porta nel labirinto a uccidere il Minotauro, che è suo fratello, è il fratello di Arianna, il Minotauro. Poi se la porta via e la abbandona su un'isola. Cioè, capite che è un po' triste? Però, in quello che ho detto, relativamente a questi miti, per esempio, il mito di Orfeo, una passione tale, un innamoramento tale, che ti porta a andare nelle profondità, a recuperare quella conoscenza, quella passione, ma, userò un termine tecnico un po' magari volgare, coitus interruptus, cioè alla fine non avviene. Ci sei sempre vicino, ma non avviene mai. Perché? Perché non rispetti i patti. Ok? Quindi magari c'è chi porta avanti una ricerca, ma alla fine gli manca sempre qualcosa, per esempio. Capite quali sono le funzioni del mito? Ci dicono non solo degli atteggiamenti, ma quali sono i confini dei nostri atteggiamenti? Tu? Tu? giustamente. Tu che mi dovai? I confini dei nostri atteggiamenti. Prometeo, il suo confine qual è? Quello che nella sua idea, quando svolgerà il suo servizio, lui subirà. Soffrirà perpetuamente. Il suo servizio è sofferenza, è molto cristico come mito, d'altronde è uno dei miti cristici, secondo me. Ok, questo è il confine del mito. Stasera l'incontro parla di potere personale e di come aumentarlo grazie a miti e fiabe. Dove sono lì? Sono venuto per le fiabe. Dove sono le fiabe? Chi è che l'ha detto all'inizio? Io. Dove sono le fiabe? Matteo. Poi, scusate il disegno, l'ho visto adesso, questo sembra un fermato. È uno su uno comunque, quindi uno su uno, 100%, così speriamo che sia buono. Ok, anzi non è solo uno più su uno, ma è non plus ultra, cioè non ce ne sono proprio. È l'unico. Va bene, basta. Le fiabe che cosa sono? E qui io do una descrizione, non potrà mai essere totalmente corretta, perché per fortuna il mito e la fiaba sono territori che non potremo mai esaurire come conoscenza, perché ci vorrebbe riuscire a individuare quando e per quale istante un mito e una fiaba sono nati. Capite che è impossibile. Per cui noi possiamo, per fortuna, lavorare nel nostro passato come se fosse un futuro sempre da scoprire. Questo è molto bello. È un divenire continuo che non ha mai fine. La fiaba contiene delle informazioni. Sono delle informazioni molto precise, cioè ti danno degli insegnamenti. Vengono come contenitore degli insegnamenti iniziali. Francesca, che è successo con il mito? Ti sei persa sì, con il sono mito? Non ci sei più. Che no, mito è? È successo questo. Sono cupita perché ho pensato al mito di Diana, cacciatrice, che non viene trasformata, poi viene uccisa e si trasforma in una pianta. No, quella è Daphne. Io in questo momento Diana sinceramente non me la ricordo bene, quindi non te ne so dare una descrizione. Però guardate che molte delle divinità di natura selvatiche tornano a essere natura. Okay. Perché? Ma pensateci un attimo, perché una divinità di natura? Cioè io, il mio mito parla di una divinità di natura, cioè la mia ricerca, il mio essere è un essere di natura. Che cosa cercherò? La fusione con la natura. Quando sarò felice?
quando io non ci sarò più e sarò in natura. Nel nostro caso è la morte, ok? Anzi, non sempre, visto che poi ci mettono dentro dei cosi di cemento e la natura non la vedi più, ma neanche riesce a fare un buchetto, niente. Quindi la sua tristezza, se vuoi, è quella che per essere felice devi smettere di essere, capito? Ma quasi tutti i miti, adesso sto generalizzando e non va bene, però molti miti, ma molte storie raccontano questo. Noi anche culturalmente che cosa facciamo? Questo lo diceva recentemente a un corso che ho seguito un docente universitario che adesso sarà Sandro Formica, sarà direttore della Università di Felicità giù a Bari, se non sbaglio. Allora, cosa facciamo noi culturalmente? Quando avrò raggiunto quell'obiettivo sarò felice, soddisfatto. Che succede automaticamente? Mamma, papà, ho preso 7. Bene, magari fino ad essere un'insufficienza. Domani 8. Come domani 8? Ma dammelo un secondo di felicità, un secondo, cioè domani 8, preso 7, festeggiamo il 7 adesso, domani 8. 8, ma lo so! Domani 10, domani 10, io cambio i genitori, si può, non c'è un cambio, dov'è il... Capite cosa facciamo? Noi spostiamo sempre il nostro target di felicità, di realizzazione, dopo un qualcosa. Quindi ci sarà soltanto quando non ci siamo più. La nostra realizzazione è dopo che non ci siamo più. La nostra logica, D'altronde, cosa vuol dire? Siccome qua c'è il divino, anche la nostra religione, il divino, il perfetto, il perfettamente bello, il perfettamente sano, il perfettamente felice, io per essere felice cosa devo fare? Punta alla vita dopo la morte, punta al paradiso. Dove sta il paradiso? Qua. Capite? Sono tutte filosofie che puntano a spostare la realizzazione della felicità dopo. Ma no, quella frase che dice la felicità è la via, no? Perché ti dice, ma vivi adesso, poi magari le cose cambiano. Tanto cominci a essere felice del 7, dell'8, del 5, del 6, e poi il resto viene. D'accordo? Succede lo stesso con il mito. Il mito traccia un confine e ti dice che la tua realizzazione sta dopo il confine. Allora, noi cominceremo a lavorare già su questo. Adesso parliamo anche delle fiabe. Ma voi capite subito che c'è un problema qui. Se il mio potere è la capacità di scegliere quale idea, quale confine, quale narrazione, ok, dettarmi, se io riconosco che il mio mito è questo, la mia libertà si ferma qua, alle colonne d'Ercole. Come posso aumentare la mia libertà? Scavalco le colonne. Adesso vi faccio vedere qual è il ragionamento. Le fiabe in tutto questo contengono, dicevo, informazioni iniziatiche, cioè ti dicono, o meglio, quando venivano raccontate, idealmente in un'iniziazione, fase nigrego, l'iniziato, il candidato, lei è il candidato, veniva spesso drogato, mandato nei boschi o comunque in posti scuri perché rappresentavano la perdizione. Se tu non ti perdi da quello che sai, come molti miti raccontano, qualcuno si è perso per un sacco di tempo, non ha fatto altro, qualcuno si è perso dentro dei labirinti o ha evitato di perdersi dentro dei labirinti, se tu non ti perdi non puoi arrivare a un al di là, d'accordo? Non c'è uno step ulteriore. Quindi che cosa facciamo? Droghiamo il candidato, lo mandiamo a perdersi, gli sciamani lo seguivano vestiti da bestie, da demoni, lo spaventavano perché doveva morire di una morte rituale. In quella fase, che è una specie di sonno, però con sostanze particolari, c'era la veriditas, cioè ti raccontavano la fiaba. Ma come la fiaba? Eh sì, avete mai fatto un viaggio sciamanico? C'è un rilassamento e poi c'è un racconto di qualcosa, un canto, no? Che ti accompagna. Dove ti accompagna? Ti accompagna a fare l'esperienza, lo diceva anche Jung, l'immaginazione permette la conoscenza del sé e la formazione stessa del sé. Okay?
ti permetteva di fare un viaggio di conoscenza e di formazione, che quando tu ti svegliavi, fase albedo, l'alba, il nuovo giorno, tu non eri più lo stesso. Cappuccetto Rosso, quando si sveglia, è il cacciatore. Casablanca lasciamo da parte un attimo, questi cambiamenti. Tutto ok, Edwin? Ti vedo riflessivo. Bene, mi ho chiesto il nome del cucciolo, del bimbo. Come ti chiami? Leonardo. Il tuo è più facile, eh? Edwin è più complicato. Ci sei, Edwin? C'è qualche dubbio? Se avete dubbi, non li sciogliete subito, non c'è comprensione. Vi bloccate lì e tutto quello che dico è niente. Per cui chiedete subito, magari. No, perché ad esempio stavo riflettendo su questo del sciamano, no? Sì. In Guatemala ci sono tante tradizioni su questo, che certo. Tu esci, diciamo a tua madre ti raccomanda a Dio, invece questa tradizione che se tu esci vai sempre in compagnia di qualcuno, essere protetto da qualcuno, perciò ritorni? Ritorni a casa, diciamo, con l'iniziale di quello che deve essere protetto, se ti perdi. Sai come tornare con qualcuno che sarà sempre a fianco tuo? Assolutamente, ma qualsiasi. Allora, una delle definizioni più belle di immaginazione che ho trovato in un testo pubblicato dalla Oxford Press, quindi dall'Università di Oxford, Handbook of Imagination and Culture si chiama, scusate in inglese non è proprio quello che, però io lo uso per come riesco. La definizione è: l'immaginazione è la capacità di andata e ritorno da un qui e ora prossimale ha una realtà altra, distale. Ma quali tipi di realtà? Tutte realtà della coscienza, futuro, passato, possibilità. Capite? C'è sempre un'andata e un ritorno. Guardate che qualcuno descrisse questa roba benissimo, era Tolkien. Nel primo libro dello Hobbit, l'Hobbit si intitolava Andata e ritorno, avventure di un Hobbit fuori dalla contea. Capite? Ma perché è importante tutto questo? L'Hobbit è una fiaba, quindi possiamo prendere benissimo come una fiaba. Per alcune cose comincia a essere un mito, per alcune cose, perché sta cominciando a formare cultura, d'accordo? È importante perché? Perché quando uno legge questo libro qui, o si leggeva il Pinocchio del Collodi, aveva le sue sensazioni, le sue esperienze. Poi quando vedi la trasposizione cinematografica, tu sei molto deluso, delusa, perché non è quello che hai visto tu, non è quello che hai vissuto tu. Quello che hai vissuto tu è la conoscenza del sé e la formazione del sé. È un viaggio iniziatico dove tu non stai leggendo, tu stai facendo qualcosa. C'è una parte di te, cioè tu conosci il tuo... Io leggo il mito di Prometeo, io capisco il mio Prometeo. Quello che in me è, se vogliamo usare la parola archetipo che io non amo molto, è l'immagine Prometeo, è l'energia Prometeo. E quando leggo la sua vicenda, io la sto facendo, sto compiendo un viaggio. Capite quanto è importante? Immaginate quanto si legge poco ai figli, per esempio oggi la fiaba e il racconto. Immaginate quali sono i loro miti. Quindi immaginate quali sono i confini che si stanno creando. Non c'è più la metafisica, non c'è più l'aldilà. E non come diceva Nietzsche, che Dio era morto, è morta proprio, sì, è morta la metafisica, è morta la concezione del sacro. Tanto noi siamo in un periodo dove non c'è più un confine, non c'è più una regola, è tutto da scrivere. Ottimo momento per scrivere miti. Adesso dobbiamo scrivere miti. Le fiabe quindi sono funzionali, cioè, che ti dicono? Guarda Cappuccetto Rosso. Che, vabbè, la mamma è al centro del bosco, noi però mettiamo che il centro del bosco è qui, la nonna. Devi andare dalla nonna, che poi è bellissimo, è al centro, vive al centro del bosco, nonna vive al centro del bosco da sola, è pericoloso. Ah, prima di tutto, se mia nonna vive da sola in un punto pericoloso e tu mi ci mandi da sola, no, scusa, spiegami. Ecco, mi raccomando, prendi il sentiero. Quello lì a destra, non quello a sinistra. Non lasciare mai il sentiero, sono diverse forme, ok? Cioè prendi il sentiero del lago, non quello dello spillo. Segui il sentiero, non abbandonarlo mai. Ti danno una strada. Ti danno una strada. Ti dicono cosa devi fare. È bello mettere insieme il mito e la fiaba. Perché? Perché se io ho il mito di Prometeo, e poi scopro per esempio che la mia
mie due o tre fiabe preferite sono Il gatto con gli stivali. Guarda Matteo, che se tu vuoi arrivare al tuo confine di Prometeo devi raccontare un sacco di balle. Ma come balle? Devo dire delle bugie? No, devi creare mondi. Il gatto con gli stivali fa questo. Il mio lavoro qual è? Io creo mondi. Almeno vado a scoprirli e poi li riporto. Qual è l'altro mito? Guarda caso il pollicino. Guarda che se fai questo lavoro negli altri mondi poi magari ti perdi. Quindi segna la strada. Ci siete? Qual è la mia ultima definizione di immaginazione? Andate al ritorno, sicuramente. Avere le coordinate per arrivare in alcuni spazi della coscienza. Questa è l'immaginazione. Qualsiasi esperienza immaginale ti dà delle coordinate, una strada per arrivare in un luogo specifico di frequenza della tua coscienza dove puoi fare delle cose, o vedere, conoscere o fare. Capite? Noi abbiamo un intero mondo, altro che Marte, Plutone, da scoprire, ed è l'immaginale. L'ho detto anche recentemente, sono stato chiamato su Radio 1 a fare un intervento su una rubrica che poi si chiama Andate e Ritorno, guardate caso, no? E c'erano degli interventi, queste docenti che hanno, che hanno ripreso le fiabe, insegnano, leggono le fiabe agli adulti, molto interessante, e allora sono stato chiamato per fare un intervento di una decina di minuti per dire il significato della fiaba e dell'immaginazione, che la trovate anche online su Radio 1, Andate e Ritorno, fiabe, non mi ricordo che altro. Ci siete? Quali sono le vostre tre fiabe preferite? Gatto con gli stivali. Per forza, cioè tu sei Prometeo come me, cioè non copiare troppo però. No, poi c'è Bruttanatroccolo. Bruttanatroccolo. E poi c'è una favola che mi piaceva tanto, ma fanno presa, sia molto famosa, che si chiama Cigno appiccica. Sì, è stato molto bello. Cos'è Cigno appiccica? Cigno appiccica è la storia, vabbè, classica storia del giovane che incontra una vecchietta perché è in dissidio con i fratelli, se ne vuole andare di casa, e questa gli dice va bene. Fai così, lascia tutto quanto, e a un certo punto cammina, troverai un cigno sotto un albero con un padrone addormentato, non svegliare il padrone, piglia sto cigno. Questo cigno è molto bello, fallo toccare a tutti quelli che lo vogliono toccare perché ha un piumaggio bellissimo, e nel momento in cui tu dirai cigno appiccica, la persona rimane attaccata a questo cigno. E così praticamente nella storia si fa questa catena umana di personaggi più disparati, il falsacamino, il sindaco, la sindachessa, che loro malgrado sono costretti ad andare appresso a questo cigno. E il protagonista arriva in una città dove c'era una principessa che non rideva mai. Scusami, possiamo smettere? Non vorrei spoilerare troppo di questa fiaba. Qualcuno è curioso di conoscerla? Perché io direi che l'ultima parte, siccome è importante che la vivete, la lasci sospesa. Non rideva mai. Non rideva mai, è la principessa. Ok? Ci siete? Cigno appiccica, segnate? Io sono il primo ad andare a leggere. Però che cosa stai dicendo tu anche? Tu stai dicendo che tu sei una Prometeo, questa voglia, questa capacità di vedere altri piani di realtà, desiderio di portare conoscenza, creando comunità tra persone indistinte, cioè non il sindaco, non il sindaco, quindi il cigno appiccica, no? Fare questa catena umana come tu hai definito, e l'altro è il Bruttanatroccolo, quindi la difficoltà magari che tu hai di portare questo dono, questa bellezza nella società. Voi capite? Bruttanatroccolo non è mai stato né brutto né anatrocco, lo sapete benissimo, quindi uno dice cominciamo male. In realtà lui è un cigno bellissimo il cui scopo finale, questo lo insegno in un percorso che faccio su delle fiabe tra cui c'è Bruttanatroccolo, si chiama Storie Invisibili, poi se siete così curiosate, e la sua funzione qual è? È la bellezza, cioè portare la bellezza nella realtà. Quando lui sta nello stagno tutto il paese si ferma e lo va a guardare. La bellezza ha un potere enorme di riportarti al senso della vita, d'accordo? Quindi c'è questo discorso qui, oltre al gatto con gli stivali. Ti ritorna? Ci ritrovi? Beh, mi piace pensare di ritrovarmi. Ok, okay, ma ti ci ritrovi? Mi ci trovo anche, senti? Sì. Ci sono anche? Comunque per molti aspetti sì, poi magari la bellezza non lo so, però sì. Ci sono anche gli ostacoli, chiaramente, che ognuno affronta. È l'ostacolo di entrare nella società portando la bellezza. Quello che tu potresti vivere, cosa potrebbe essere? Potrebbe essere quella difficoltà di accettazione sociale di questi temi per te importanti, queste tue capacità, okay? La tua bellezza, capisci? Ti siedi?
Capite come funziona questo ragionamento? No, che Peter Pan che... Mi dispiace. No, non starò qui a spiegarvi le favole, ci mancherebbe le fiabe. Magari alla fine dell'incontro, se qualcuno è curioso, io allora anzitutto correggo, non vi posso spiegare le fiabe perché non esiste una spiegazione. Però se volete vi do un po' il mio sentire, un po' la mia esperienza sulle mie ricerche. Con piacere. Però andiamo avanti, se non vi dispiace. Ok, però mi... Non sia soltanto che c'è una sindrome che si chiama sindrome di Peter Pan, che non si cresce mai, non arriva mai il momento di maturazione. Chissà perché. Ok. Tutto questo sistema dove sta? Dove sta? Per chi ha partecipato anche al primo incontro, così riuscite a collegare anche al primo incontro, mi sembra corretto, no? Abbiamo parlato di sogno e immaginazione. Abbiamo detto che l'immaginazione o l'immaginale è un ambiente enorme dentro cui c'è il sogno, dentro cui ci sono tante realtà, magari questa grossa qui è quella che vivi di più, quella che credi essere la tua realtà, ma ce ne sono tante altre. Ecco, qua dentro, se questa è la tua realtà, quella che credi essere la tua, il mito ha dei confini simili ma leggermente spostati. Perché? Perché tutti noi viviamo in una realtà che è reale e il mito non è reale, giusto? Però dopo quando viene a sapere certe cose dici, oh porca paletta. Quindi c'è uno scarto, c'è una parte della tua realtà che non ha a che fare con il mito. Non si può dire quanto è grossa, che magari semplicemente domani torni a casa e devi risolvere un problema con il sistema del fax, probabilmente compromette un getto a niente. Magari sì, comunicazioni con là di là, non lo so. Ci siete? Però c'è una gran bella fetta di questa cosa del mito che si allinea con la tua, con il confine della tua realtà. Ok? Perché è importante saperlo? Perché quando noi esploriamo i piani invisibili di conoscenza, e chi ha fatto il lavoro qui con me e Claudio Marucchi, un pochettino questo l'ho anche vissuto, quello sul polso dell'immaginazione, quali livelli può conoscere? Conosce sicuramente il livello del linguaggio. Tutti conosciamo il linguaggio, no? Comunichiamo con il linguaggio. È un codice, una grammatica, è complesso, parole, significati, espressioni metaforiche, e via dicendo. Poi c'è, io lo chiamo la semiotica, ma insomma non è correttissimo come termine. Cioè, se noi stringiamo un po', no? Filtriamo un po', la parola se ne va, rimane il segno, la lettera, che è anche un po' il simbolo. Ma se noi astraiamo ancora, perché astraiamo? Perché per andare dalla realtà che noi crediamo reale alla realtà sottile, immaginaria, bisogna astrarre sempre di più, sempre di più. È come se stessimo facendo una vodka. Bisogna fare l'estratto dell'estratto dell'estratto. Semiotica, poi cosa c'è? C'è l'immagine. Ops, sorry. C'è il concetto. Il concetto non ha bisogno dei segni, non ha bisogno di segni, il concetto lo possiamo esprimere senza segni, contiene un'immagine e un significato, ok? Poi c'è l'immagine, che cos'è l'immagine in meno, diciamo così, quindi è una libertà in più che sia immagina, niente, la finisco così allora. L'immagine non ha bisogno di uno schema concettuale, lo stesso tipo di immagine per ognuno di noi può avere più concetti di riferimento, e poi vabbè, ci sono le idee che sono ancora più astratte. Ok? E Platone infatti parlava di un mondo delle idee, delle bibite. Perché ve lo dico? Le fiabe venivano tramandate oralmente, il mito veniva tramandato oralmente, il linguaggio. Però esprimevano un loro carattere attraverso forme metaforiche, quindi si andava a un significato simbolico, si andava direttamente a un piano concettuale quasi immaginale. Perché quasi immaginale? Perché una metafora usa l'immagine, si chiamano figure immagini, figure retoriche. Ci siete? Ora, questo è importante saperlo perché? Perché noi abbiamo un meccanismo che anche in questo momento, mentre io parlo, sta lì che chiacchiera. Qualcuno non ce l'ha? C'è una vocina. Chi è? Di chi è quella voce? Chi ve la... Che doppiatore avete voi?
che vi racconta sempre la realtà, ve la continua a descrivere. Scusami, ma la sto vivendo, che bisogno c'è che me la racconti di nuovo? L'ho appena vissuta. Noi... No, ma tu la devi capire. Ma capire in che senso? No, la devi riportare a un codice di informazioni precostituito che è il mondo dentro cui vivi e non ti spostare da lì. Si è bene il giudizio, classico, quello che si chiama il mentale. E parla. Ma parla raccontandoci continuamente anche che cosa? Guarda che il tuo confine è quello di Prometeo, eh? Non è che puoi andare oltre, c'è scritto non plus ultra. Quello è tuo mundus. Allora noi possiamo fare una scivolata verso la dimensione più morbida, quella delle immagini, per allargare un po' il confine. C'è una ricerca della Università di Università Sud Nuovo Sud Galles, ok, che sta in Australia, direi spagnolo in inglese perché ho cura di voi, come dire, che ha appena dimostrato che si può capire una scelta di un individuo da alcune la neuroimaging si chiama, quindi scansioni di come funziona il cervello, perché si vede che crea delle immagini della sua scelta ben 11 secondi prima di prendere la scelta. Un'immagine molto veloce, ok? Se io cambio l'immagine al posto di Prometeo ci metto Venere, no, beh, forse Venere no, non mi conviene. Se io cambio il mio mito, vado nella sua dimensione, cioè vado qua, mi affaccio alle colonne d'Ercole, qua c'è lo spazio invisibile, lo spazio delle immagini, e guardo il mito e dico grazie, che cos'altro c'è di più grande di te? Cioè prendo una barca, vado al largo, vedo che altra riva c'è e poi me ne torno indietro. Parto da una realtà che conosco, scusate il quadro di lo piccolo, ma c'ho lo spazio è quello, esploro un mondo più vasto, traccio delle rotte, colmo lo spazio, creo una nuova realtà più vasta, un nuovo spazio, una realtà più vasta. È quello che io chiamo il processo di illusione e ragione. Illusione significa illudere, giocare, stare nel gioco, creare una realtà più vasta, attraverso le immagini, e poi tracciare una rotta, seconda stella a destra, poi dritti fino al mattino, non ti dice niente a proposito, che sono le fiabe, ok, e andare. In questo processo tu narri che cosa? Degli spazi di te che ancora non conosci. Cioè li scopri, mentre li scopri li descrivi, e mentre li descrivi li scopri. E ampli le tue possibilità, ampli la tua potere personale, il tuo potere personale. Ci siete? Ma in questo modo spostiamo di volta in volta il non plus ultra più avanti, ricostruendo un confine segmento. Ci deve essere un confine, per un motivo semplicissimo. Non c'è una realtà possibile senza un confine. C'è una frase che ho scritto tempo fa, che qualcuno ha usato anche come aforisma, è: per capire un infinito devi renderlo definito, ok? Per forza. Noi non abbiamo nessun organo, a parte forse un po' il cuore, ma anche lui, cioè, in questo piano di realtà qui che è duale, abbiamo bisogno di categorie, necessariamente, cioè tutto ciò che dobbiamo portare su questo piano qui, anche se avviene dal piano trinitario dell'energia, qui diventa duale, perché se no qui non ci sta. D'accordo? Quindi abbiamo bisogno di categorie. Perché è duale? Perché è come le coordinate, ascisse e ordinate. Devi dirmi dove sta, come ci si arriva. Ci siete? Ok. Bene. Sì. Necessità di portarlo nel piano duale nasce da... Dallo stesso tipo di sentimento che vivi quando senti di voler diventare madre, da un qualche tipo di passione, di amore. C'è un modo di vedere i figli che è sia quello naturale, un figlio incarnato, sia un qualsiasi tipo di idea e progetto. Se tu vuoi portarlo nel mondo e quindi vuoi che sia vivo,
le stanze dell'immaginazione. Quando ci sono entrato ero nel piano della Trinità, del Trinitario dell'energia. Poi l'ho portato qui. Cosa dico sempre quando faccio i corsi? Io vi posso insegnare solo una parte di questo sistema, di questo codice. Perché? Perché tutto quello che c'è nella terza dimensione lo potete scoprire soltanto voi entrandoci. Però lo puoi sentire vivo anche in altro. Lo puoi, lo puoi sentire tutto il tempo che ti pare, lo senti, ma per renderlo vero, quindi anche nella collettività, nella società, nella realtà, deve diventare duale. Certo, tu lo senti, no? Sento amore, ah quanto ti amo, ok, dimostramelo, posso, quello non sarà mai dimostrabile se vuoi, però ho avuto un'idea intelligente, secondo me si può fare un'applicazione, facciamo, no? Una cosa basilare, che risolve questo tipo di problema, crei l'applicazione, ah, quello più binario di quello, cioè 0 e 1, il codice binario, capite? La nostra realtà è il codice binario sotto un certo punto di vista. Domande fino qui? Tutto chiaro? Ok, allora, io tra poco ho piacere di farvi fare, se vi va, un'esperienza guidata. E chiaramente, secondo voi dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo! Prima andiamo sulle colonne. Perché lei è andata subito oltre, cioè le colonne ci devi arrivare prima. E quindi ci sarà un bel paesaggio, un mare, queste due colonne, c'è chi ce l'avrà piccole così, c'è chi ce l'avrà, ognuno ce l'ha sue. Qui chiaramente ci sarà chi ci aspetta qua, ogni confine ce l'ha. Un guardiano. Custode, guardiano. E qui ci sarà un Ercole, io lo chiamo il narratore. Perché il narratore? Perché lui sta lì e ti racconta le cose. Quando ti avvicini ti dice, tu vadi oltre. E lui capisce che tu vuoi andare oltre e dice, no, te lo dico io cosa c'era, non ti preoccupare, non c'è niente, non c'è niente. E grazie, grazie che mi racconti questa cosa. Non ridere Francesco, e sono cose serissime. Grazie che mi racconti questa, però, cosa c'è laggiù? Mentre lui si gira, noi scappiamo in barca, ok, e facciamo un giro, ma un giro corto. Perché un giro corto? Non è detto che ci sono delle isole ancora subito. Perché non è che si può subito andare oltre così e sparare verso Plutone, capite? Un pezzettino alla volta. Si fa come si fa sulla navigazione, si traccia con il compasso un cerchio, andiamo fino a qui. Poi torniamo indietro. C'è un'isola? Bene. C'è terra? Bene. C'è soltanto mare? Bene lo stesso. Torna. Piano piano, questa pratica poi una volta che l'avete fatta la potete ripetere quando volete, piano piano ci sarà, che ne so, un gabbiano, c'è un gabbiano, c'è terra, d'accordo? Allora lì, prima o poi, approderete a qualche cos'altro. Che cosa sarà? Un altro confine, ok? Chi ci sarà? Degli abitanti. Chi siete voi? Noi siamo, che ne so, i terrapiattisti. E che mito mi raccontate? Il mito della terra piatta. Ah, e che cosa posso imparare da questo mito? Possiamo spiegarti tutto il nostro mondo così. Vieni e conoscilo. D'accordo? Tu vai e lo conosci. Mentre fai questo lavoro, tu stai creando delle nuove immagini e quando ti comporterai nel mondo non avrai più il confine precedente, quello di Prometeo, cioè in realtà quello un pochettino rimane, perché prima devi arrivare fino lì, poi devi andare fino là. Cambierai proprio gli atteggiamenti, d'accordo? Ma l'importante cos'è? Che tu scriva queste esperienze, perché quando tu le scrivi le stai conoscendo e creando, cioè stai conoscendo la fiaba che ti porta avanti, andata e ritorno nell'altra dimensione, d'accordo? Ci siete? Ok. Prima la pratica, spazio alle domande, se ce ne sono. Chiaramente io vi guarderò in cagnesco se avete domande. Cioè quando scrivi, è come se scrivessi la fiaba che... Sì, sì, cioè, succede questo. Tu stai andando a esplorare un posto che non conosci. Ah, c'è una collina con un albero. C'è, come ti chiami? Sempiterno, mazza che nome. Va bene, andiamo lassù, vabbè, ti seguo, andiamo. Arriviamo su in cima alla collina e sotto all'albero c'è un tunnel. Vado nel tunnel. Aia,
insomma ti fai male. D'accordo? Mentre, perché? Perché queste sono tutte le coordinate che ti servono, come pollicino le briciole, per andare e tornare. E mentre tu le scrivi, scopri. Poi se c'è qualcuno che ti accompagna, bene o male, se tu chiami, cioè, tu chiedi, qualcuno mi accompagna a conoscere questo posto, un qualche cicerone lo trovi che ti accompagna. E lui ti spiega. Dice, guarda, qui, questa casa qui, che è disabitata, noi la usiamo per fare le feste del solstizio. Ah, e come sono? Guarda, chiamiamo il solstizio, viviamo la festa del solstizio. E cosa impari tu da questo? Tanto le scrivi. Tu le scrivi e mentre tu le scrivi stai ampliando. Poi alcune volte proprio ti danno degli insegnamenti. D'accordo? Ci siete? Vi piace l'idea? Sì. Le scrivi dopo? Questo a seconda delle persone. Nel primo incontro abbiamo parlato del corpo immaginale, che è quella struttura che ti serve per rendere più forti queste esperienze. Se tu hai un corpo immaginale forte, puoi andare, tornare a scrivere dopo, perché ti ricordi, l'hai vissuto bene. Se tu il corpo immaginale ce l'hai debole, puoi provare a scrivere subito. Il problema qual è? Che o hai la scrittura automatica come tua capacità, e quindi quando scrivi stai benissimo, oppure ti si interseca la parte razionale e perde un po', perde un po' di valenza. Non siamo tutti uguali. Poi se tu sei un tipo uditivo, per esempio Igor Sibaldi, e lui è un tipo uditivo, scrivi, chiaramente è più facile perché senti, scrivi. Anzi, forse è meglio. Se sei un tipo visivo, scrivere no. Cambia proprio la frequenza, capite? A seconda di come siete fatti. Se sei un tipo cinestesico, mi dispiace. Se c'è pure quella. Ok, spazio alle domande se ci sono, così poi andiamo a fare la pratica. Qualcuno vuole condividere il suo mito, la curiosità? Claudia, tutto ok? Sì, sì. Tu poi lavori col fumetto, immagina quanto puoi descrivere anche con disegni di questa realtà. Capito? Tu chiedevi dov'è il tuo eroe, la tua fiaba, il tuo fumetto. Ecco. Ti ho detto per aver risposto stavolta, no? Pensa quanti ce ne sono lì. Io ho scritto un intero libro, si chiama Le Nuove Terre, di là ce ne sono due copie, poi l'ho scoperto prima perché non pensavo che te l'avessi lasciato qui, no? E l'ho scritto in 6 mesi, scrivendo 6 pagine al giorno. Quando ho trovato un editore che me lo pubblicava mi sono detto, oh mio Dio, perché non sapevo come sarebbe andato a finire, perché non avevo idea di che cosa stavo scrivendo. Che lo scoprivo di volta in volta, cioè io stavo accompagnando questo eroe a fare le sue vicende. Lui me le raccontava e io le scrivevo. Ma non è che io so, sì, un po' matto, eccetera. Però è una capacità che abbiamo tutti da sempre. Perché? Perché ci siamo dentro. Ci siamo dentro dalla nascita. D'accordo? La narrazione è la nostra struttura. Noi siamo fatti di narrazione. Noi ci raccontiamo la nostra vita. Quando ci incontriamo, come stai, come va, dimmi un po' di te. Ci scambiamo narrazioni. I miti ci appartengono, avete visto in che modo, e le fiabe idem, d'accordo? Ok, domanda che faccio io, qualcuno di voi quando ha vissuto un po', ha visto un po' il suo mito, le fiabe, ci ha avuto qualche momento che dice, porca, te pareva, non sapevo che era così, qualche insight, qualcosa? Nessuno? Claudio, tu te la ridi? Che magari già soltanto quando hai visto che il mito è il tuo confine, che la fiaba è una serie di comportamenti che uno reitera, no? Ripete, tu hai detto, ah cacchio, vedi, ce l'ho scritto lì, il mio DNA immaginale. Sì, è successo. Vuoi tu? No. Non sai. Non lo so perché non sono. Immaginate, noi abbiamo un'intera generazione che chiamo generazione Cenerentola, perché dopo il cartone animato cerca il principe azzurro. D'accordo? Forse c'è qualche cosa da modificare. Ok, non ci sono domande, pausa e poi esperienza. Domande? Qualcuno ce l'ha? Io sento qualcuno ce l'ha domande, perché deve arriva qui e fornire io. Tina, Rita, ah ce n'è, anche da dietro. Dai Tina, dimmi. No, è che io non riesco a collegare. Sì, è che io non riesco a collegare e allora ho. Medusa, vabbè, che è andata. Il mito di Medusa. È andata un po', Hai capito dove è lo scollamento? Il mito di Medusa è andata. E allora non hai il mito di Medusa. Poi Penelope,
Penelope, c'è un altro mito. Sì, e poi ho il mago Merlino della spada nella roccia. Quello che non riesco a capire. Questo è un racconto. Allora, cerchiamo di capire mito e fiabe. Mito appartiene a una mitologia di qualche tipo, c'è una cosmogonia di mezzo, cioè un'origine di dei, ok? Un'origine di forze. È la spiegazione di forze, che sia orientale, ok? Quindi che ne so, l'induismo, cioè tutto quel pantheon, oppure che sia religioso cristiano, Gesù, tutta la mitologia, d'accordo? Che sia greco, che sia romano, cioè un mio amico ha scritto un testo sui miti italici che noi abbiamo ma non conosciamo, okay? Ok? Nordico, non importa, però che sia un mito, ok? Medusa, greco, però Medusa è un'immagine, è un personaggio. Qual è il mito di Medusa? È il mito vissuto da Medusa, quindi la donna molto bella trasformata in dea, con la testa di sole, oppure il mito di oddio santo, era Teseo che sconfisse, no, era Perseo, grazie, è il mito di Perseo che incontra Medusa e lo sconfigge. Capite che un personaggio appartiene a tanti miti. Quale mito è? Medusa, come prima, ha cambiato niente. Medusa come Medusa, come donna bellissima punita per invidia dalle dee più belle, sapevi? Punita per la sua bellezza, trasformata in un mostro. C'è un problema di accettazione della bellezza, del femminile. Già ti risuona un po' di più. Sì, sì. Quello diceva l'altro. Dovete capire, non il personaggio, ma il mito. Cioè la narrazione. Ok? Poi ecco, il cartone animato. È una fiaba? È un racconto, quasi sicuramente. È una fiaba in parte. Ok, quindi magari testano, come fai a testarlo? Vai a conoscere il racconto originario, vedi se ti risuona in qualche modo, oppure testalo così. Tu mi hai detto che è quello di Artù di della Disney? Sì. Il problema del film della Disney è che racconti un cartone animato un intero ciclo, il ciclo bretone è enorme ed è pieno di micro narrazioni mitologiche, quindi è complesso di andare a dire quale. Forse Artù, la formazione di Artù, ma non è facile, perché il cartone animato, quelli da Disney, poi sono riassunti di forme molto più complesse. Alice, per esempio, racconta tutte e due le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, sia attraverso lo specchio che underground. Capito? Il cartone animato è una compressione, bisognerebbe decomprimerlo, zipparlo, ci piace questa cosa qui, e capire che cosa nello specifico. Grazie per la domanda. Rita? No, io sono un po' condizionata dalle due colonne. Ce l'hai qui. No, perché visivamente... Ci sono io le vostre due colonne. Visivamente io le ho sempre avute nella mia città di nascita. Per cui ecco, quando ho detto le colonne, cioè le ho subito viste e quindi adesso sono condizionata da quelle a cui io sono... Gravissimo. Gravissimo. Però, quando ci sei, buttale giù. Tutto, sì. No, insomma, cioè, l'importante sono due colonne, non importa che forma. Due? Ce l'abbiamo qua. Beh, sì, due. Perché per rimarcare un confine ne servono due. Poi il problema è se tu ce ne hai tre e non capisci più dov'è il confine. Per me era proprio di colonna al centro. Una colonna. Allora, se è così, cerca di capire. Bella, cerca... Ma sono tre o una, scusami? Erano tre, presente quelle due che hai fatto te? No, quelle... indica così, che... No, quella vicino allo spermatozoo. Cioè, quelle due con una più decorativa al centro. Allora, questo c'è da capire. Se una sezione è per uscire e una è per rientrare, capito? Come si usa sui negozi tante volte. Why not? Devi capirlo, però tanto quando fate l'esperienza non è detto che sia quello che avete già. Assolutamente. Anche i negozi. Sì, beh, entrata di qua, uscita. Funziona. Domande? Tutto chiaro? No. Qualcuno, no. Tu guardi il telefono laggiù perché non vuoi fare la domanda. La gennina. Che domanda c'hai che non vuoi fare? No, pensavo alle mie fiabe. Tutte e tre tratte da Andersen, che era il mio scrittore, narratore preferito. La regina delle nevi,
i cigni selvatici e scarpette rosse. Cercavo di capire come risolvere la all'interno del mito. All'interno del mito, qual è il mito di riferimento? È il peggiore forse, di Cassandra. Che ti devo dire? Perché infatti, il peggiore di Cassandra? Vedè, no, allora, vedè, feccela. Vabbè. No, perché secondo me Cassandra, a Cassandra accade la cosa peggiore, cioè sa le cose ma non viene creduta. Problema. È un problemone. Succede qualcosa di simile? Diciamo non che io possa spiegare con una semplice analisi narcisistica della mia personalità. Risposta complessa. Bravo, è per quello che ti dicevo, stavo pensando proprio, per quello che mordevo la giornata in maniera. Beh, è bello che parli di Cassandra e poi invece che parlare mordi l'agenda. Interessante. Per passare all'azione criminale. Azione criminale. Cassandra, quando dice le cose, viene presa per una criminale, perché dice delle robe fuori. Beh, delle cose abbastanza gravi, che poi bisogna capire, finalizzate anche per la salvezza degli altri. Ecco, se bisogna capire come si sviluppa questo tuo mito. Se si sviluppa nel tu che parli ai molti, ok? O se c'è un te che parla all'altro te. Ed è lì che non si dà ascolto, capito? Sono tante le strutture possibili. Comunque, buon narratore, se vogliamo. Buona la seconda. Buona la seconda. Bene, evidente, ti sei morsa l'agenda perché tu stessa non dai fiducia a te stessa nel dire le cose, capisci? Ti blocchi da sola, era abbastanza evidente. Touché. Basta non è tu scemo perché non... No. Ok, ci sono altre domande, se no pausa e poi facciamo l'esperienza. Sì. Icaro. Icaro. Ma non vi spiego i miti, cioè non c'è spiegazione dei miti. Icaro dipende che fase vuoi prendere di Icaro. Icaro e Dedalo hanno scostruito il labirinto, no? Sapete, no? Quello di... Del Minotauro, grazie. Il nostro. Il nostro? Chi ha detto il nostro? Knosso. No, qualcuno ha detto il nostro, allora c'era il mito di Minotauro. E quindi c'è la fase prima col padre, la costruzione, poi c'è la fase dopo, che hanno costruito anche la giumenta, forse non sbaglio. E la fase dopo quella del volo, che è la più famosa. Desiderio di conoscenza, sole, di altezze, di libertà, desiderio di leggerezza, forse una persona molto seria. Capite? Sono molte le coltivazioni possibili. Che arriva fino a un certo punto, non ascolta il monito. Lo sapete che si chiama Moneta? La Moneta? Perché la zecca è stata creata vicino alla statua della dea Moneta, che è quella che ammonisce, che ti avvisa. Okay. Allora, c'è non ascoltare le regole per viversi l'esperienza di godimento, e poi godimento c'è, ma ahimè c'è anche il pentimento del godimento, capito? È un po' questo, se vuoi racconto. Va bene, dai, pausa. Io intanto vi ringrazio perché così anche il video va in ringraziamento, perché la parte guidata chiaramente non verrà video registrata. Ok, pausa qualche minuto e poi riprendiamo. Ciao, grazie.